Nel cuore della notte, un gruppo di giovani festaioli si radunò in una vecchia fabbrica abbandonata, trasformata per l'occasione nell'ambiente tipico di un rave party clandestino. L'aria era carica di euforia e l'odore di droga si diffondeva nell'aria, mentre luci psichedeliche danzavano tra le ombre. Ignari del pericolo che li attendevano, i giovani si abbandonarono alla follia della notte, lasciandosi trasportare dalle droghe e marciando al ritmo forsennato della hardcore, non curanti delle pulsazioni frenetiche in continuo aumento. Mentre la festa raggiungeva il suo apice, iniziò a circolare una strana sostanza di mano in mano tra i partecipanti, portando con sé effetti collaterali devastanti. Nessuno dei presenti era pronto a un simile spallo, troppo potente persino per il più irriducibile fra i tossici. Le luci psichedeliche sembravano prendere vita, trasformando l'ambiente intorno a loro in un vortice di colori distorti e visioni allucinatorie. I giovani si trovarono intrappolati in un labirinto di illusioni, incapaci di distinguere la realtà, impreparati alla prova più ardua che mai potessero nemmeno lontanamente immaginare. Le loro menti assediate da visioni spaventose, mentre l'orrore della notte cominciava a manifestarsi sotto forma di presenze oscure e sinistre. Con il passare delle ore, il rave party si trasformò in una scena di caos e disperazione. Il più vagavano senza meta, con le orbite che avrebbero voluto schizzare fuori dal cranio. Le urla di disperazione e panico, crampi e vomito fino a ridurre chiunque allo stremo delle forze. Inermi al tappeto, alcuni strusciavano sul pavimento colmo di sporcizia e alcol. La musica però non osava calare, anzi pareva voler raggiungere decibel mai toccati prima. Gli effetti delle droghe si intensificarono, portando i partecipanti sull'orlo della pazzia. Visioni di mostri e creature orribili danzavano tra le ombre, mentre il terrore si diffondeva come un contagio. Dallo stato catatonico, improvvisamente, all'unisono, tutti i giovani si scatenarono in un frenetico delirio di violenza e follia, caricati da un'energia inaspettata, incapaci di distinguere gli amici dagli sconosciuti. Adesso chiunque rappresentava una minaccia. La furia cieca della disperazione mostrava loro solo nemici, un pericolo imminente. Le urla di terrore risuonavano tra le pareti della fabbrica, mentre una rissa furibonda echeggiava nelle urla di una battaglia sanguinosa. Le ragazze non temevano omoni il doppio della loro stazza, feroci guerriere pronte a tutto per uccidere. Colli di bottiglia infilavano le carni, macchiando di rosso scuro il pavimento, testimone silenzioso della strage che stava per compiersi. Nessuno scappava intimorito, oltremodo rinvigorito da una sete di violenza, culmine della follia collettiva. Il rave party si trasformò in un inferno sulla terra, un'aggressione collettiva senza precedenti che non avrebbe lasciato scampo ad anima viva. La superdroga aveva trasformato il rave in un campo di battaglia infernale, dove la morte danzava tra le fiamme dell'abisso. Quando l'alba finalmente si levò sullo scenario devastato, solo un silenzio spettrale rimase a testimoniare la follia della notte passata. I corpi dei giovani giacevano sparsi tra le macerie, mentre l'ombra della tragedia si allungava su di loro, segnando per l'eternità le loro anime con il marchio dell'orrore. Signor Ghezzi, cosa le avevo detto? È una vera bomba quella sostanza, non le pare? Beh, che dire, un'arma devastante persino nelle mani di un bambino, che potrebbe diventare il più spietato dei killers. E quanti morti? Il notiziario parla di 154 persone, nessun sopravvissuto. Ovviamente nemmeno quelli che non avevano assunto la White X. Beh, che vuole? A volte un sacrificio può essere più utile del previsto. Bene, adesso parliamo di affari, right? Come le dicevo, una cifra a 9 zeri è solo il prezzo di partenza. Certamente, vista la qualità del prodotto, non ho niente da obiettare. Una falce di luna si stagliava nel cielo, rischiarando i filoni carichi di grano che si flettevano sotto il vento.
poco oltre, la fattoria dei Del Re sorgeva al centro di una radura di erba rasata. Un cane sedeva sul porticato, ringhiava, fissando il cielo. Da una delle finestre del piano superiore, una sagoma femminile osservava l'esterno. All'interno della stanza, Elena Del Re teneva gli occhi incollati oltre la finestra. Osservava il buio oltre il campo di grano. Si misurava con esso. Non era poi così impenetrabile. Quello che albergava in ogni angolo del suo corpo era molto più denso. Si propagava di giorno in giorno. Un rivolo freddo sulle spalle la strappò dai pensieri. Erano le punte dei capelli ancora umide per la doccia. Si strinse nelle braccia, ricordando solo in quel momento di indossare solamente il reggiseno. Era uscita dal bagno in tutta fretta, subito dopo aver sentito il suono della campanella. Si voltò e rivolse un sorriso a sua figlia Meredith, allungata sopra il letto. La chioma di lunghi e spessi capelli biondi si apriva a coprire la maggior parte del cuscino. Teneva gli occhi fissi al soffitto. Il frenetico movimento delle palpebre era a malapena visibile. Il mento le tremava. Dalle labbra le colava ancora un filo di bava biancastra. Il petto si alzava e abbassava, ancora preda di deboli spasmi. L'aria che traeva dalla bocca le grattava in gola. Braccia e gambe parevano ramoscelli che cadevano mollemente oltre i lati del letto. L'ennesima crisi era arrivata di colpo. Una crisi che le aveva prosciugato tutte le energie. Elena sospirò. Si avvicinò al letto, si sedette e le strinse la mano. Avvertì un movimento delle dita. Si sta riprendendo. Il discorso del dottor Franchi si riavvolse nella sua mente. «Voglio essere sincero con lei, signora Del Re. La prossima crisi potrebbe esserle fatale. Stia vicino a sua figlia e cerchi di non perderla mai di vista». Stare sempre in compagnia di Meredith si era fatto stressante. Così aveva pensato a un campanellino. Lo aveva comprato e glielo aveva legato al braccio. Se sua figlia fosse stata preda di una crisi, il suono frenetico dell'oggetto avrebbe parlato per lei. Il suo salvavita. Chinò il suo magro corpo e baciò Meredith sulla guancia. Era fredda, pallida, tremava. Alzò le coperte in modo tale da coprire il corpo di sua figlia fino al collo e rivolse uno sguardo al crocifisso appeso sopra al letto. Sentì un certo rancore risvegliarsi. Aveva perso il conto delle preghiere spese, delle richieste di aiuto a... non so neppure se esisti, Dio. Il labbro le vibrò in una smorfia di rabbia. Elena si drizzò di colpo sul letto, riprendendosi da un sonno nervoso. La sveglia segnava le 2:06. «Oh no!» Scalciò via le coperte e poggiò i piedi sul freddo pavimento. Poi si fermò. Una forte luce filtrava dallo spiraglio tra la porta e il pavimento. Si sbrigò ad uscire in corridoio. Il suono della campanella si fece più intenso. Quella strana luce bianchissima proveniva dalla stanza di... «Meredith!» urlò. Si precipitò verso la camera. La porta era aperta. «Dio!» Elena si paralizzò. Meredith era sospesa mezz'aria. Agitava la campanella nella mano. Una palla di luce era sospesa all'altezza del suo volto. Pareva fissarla. Splendeva così tanto che Elena dovette stringere gli occhi per continuare ad osservarla. «Meredith!» La bocca di sua figlia si aprì leggermente. Sempre di più. Ora era spalancata. Continuò ad aprirsi ed Elena avvertì rumore di ossa scrocchiare. Le mascelle di Meredith si stavano spezzando a formare una bocca deformata. «Mio Dio! Oh mio Dio!» Le ginocchia le tremarono, cadde sul pavimento. Il globo di luce prese a muoversi senza emettere alcun tipo di rumore.
Elena osservò quel globo penetrare la bocca di sua figlia. La stanza si fece buia all'improvviso. La fonte di luce in quel momento splendeva all'interno del corpo di Meredith. Urlò nuovamente il nome di sua figlia, poi un accecante lampo di luce la costrinse a ripararsi gli occhi e un assordante rumore metallico la stordì. Il suono si assottigliò sempre di più. Elena riaprì gli occhi. Le bruciavano maledettamente. La stanza era buia e Meredith non c'era. Guardò in ogni angolo della stanza. Di sua figlia non vide alcuna traccia. Scrollò più volte la testa, preda di un'agitazione che le faceva esplodere il cuore nel petto. Poi sentì un altro rumore, lo squillo del telefono. Si precipitò in corridoio, alzò la cornetta. Una fastidiosa interferenza le molestò l'orecchio. Poi, piano, quel fastidioso grattare all'interno dell'apparecchio cessò e... Il suono della campanella era distante. Elena lasciò cadere a terra il telefono. Varcò nuovamente la stanza di sua figlia. Strizzò più volte gli occhi, ma fu inutile. Meredith era sparita. Il cane che prese ad abbaiare le provocò un sussulto. Sbirciò dalla finestra, notando l'animale ringhiare rabbiosamente con il muso puntato verso il cielo. novembre 1853. Caro diario, oggi è successo un fatto molto strano. A Baskerville, il paese dove abito nel sud dell'Alabama, io, Michael, Andrew e Jack stavamo giocando a pallone. La palla è finita nel campo di grano di una vecchia fattoria, disabitata da decenni. Quel luogo era molto lugubre, ombroso, e nessuno sapeva il motivo dell'abbandono dell'edificio. Giravano da tempo strane leggende sulla fattoria, che si diceva fosse il luogo di ritrovo di strane creature. Ma noi non credevamo a quelle leggende e non avevamo paura, anche se c'era qualcosa che mi diceva di averne. Una specie di sesto senso, come si suol dire. Fatto sta che Jack, il più coraggioso tra noi, si era offerto di andare a riprendere la palla. Passarono 5 minuti, che diventarono poi 10, 20, 30. Passata un'ora, di Jack neanche l'ombra. Andammo a chiamare i nostri genitori, che a loro volta avvisarono la polizia. Tutto il campo fu perlustrato, ma del nostro amico nessuna traccia. Gli agenti ritrovarono il pallone e dissero che andavano prima eseguite ricerche più approfondite. Nel frattempo era stato rinvenuto anche un vecchio spaventapasseri. Era uno di quelli classici, imbottito di paglia e con due bastoni come braccia. Solo che sulla testa di zucca c'era una strana maschera. Sembrava molto realistica, quasi sembrava fatta con vera pelle. Non si capiva però da dove provenisse quella strana maschera e nemmeno da quanto tempo fosse lì. Tutta la notte pensai alla maschera e a dove potesse essere finito Jack. 17 novembre 1853. Caro diario, ieri ho passato tutto il giorno a fare ricerche su quella misteriosa fattoria. Io, Michael ed Andrew siamo andati in biblioteca a cercare informazioni su quel macabro luogo. Abbiamo trovato pochissime informazioni inerenti alla fattoria. L'unico libro contenente informazioni utili si chiamava Baskerville, censimento dell'anno 1796 e indicava la via, l'indirizzo e il numero civico di ogni casa della città. I possessori di quei terreni erano i fratelli Cranberg, George, Simon, Benjamin e Abraham. Niente di più eccitante quella mattina, ma nel pomeriggio riuscimmo a scovare un vecchio giornale negli archivi. Giornale in cui si diceva che nel 1802 un uomo era entrato in quel campo e da allora se ne erano perse tutte le tracce.
A quel punto i fratelli Cranberg decisero di vendere la proprietà, ma dal momento che nessuno intendeva acquistarla, per paura decisero di andarsene con tutti i loro averi e di trasferirsi in Georgia. Condussero una vita tranquilla finché un giorno vennero tutti e quattro uccisi, lo stesso giorno, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. 18 novembre 1853. Caro diario, sto scrivendo queste righe molto velocemente, sperando che lui non mi trovi. Ha preso i miei amici, li ha squarciati con i suoi artigli. Ah già, la targa. Sullo spaventapasseri era apparsa una targa con un nome. Questa. Sono stato io, il demone Bael. Uno dei sette principi dell'inferno venuto nel vostro mondo tramite questo spaventapasseri da me maledetto, per placare la mia fama di morte e la mia sete di sangue umano. Ho rubato questo diario al ragazzino che ho appena ucciso. Da oggi, a chiunque leggerà questo diario da me maledetto, entrerò nella sua casa e lo torturerò fino alla morte.